Appuntamento da non perdere per gli amanti dell'ultra cycling. Ecco la decima edizione a Silvi della Race Across Italy. Due i percorsi, quello corto da 300 km e quello lungo con 775 km da affrontare e 11.600 metri di dislivello. Ma non solo sport, non solo la gara che scatterà sabato 29 aprile. Sarà una 4 giorni di eventi presso il villaggio delle dune a Silvi Marina. Si inizierà venerdì 28 aprile. Lunedì 1 maggio la chiusura con un concerto gratuito in piazza. L'organizzatrice Francesca Tili. Iniziamo le partenze alle 9 del mattino. Sarà una partenza tipo cronometro, un atleta ogni minuto e mezzo. E sono tanti gli atleti, quindi finiamo tardi, dureranno circa 3 ore, finiamo alle 12.33 con l'ultimo a partire che è il numero 1, Christoph Strasser. Non solo la gara, ma 4 giorni di grandi eventi. Sì, infatti noi abbiamo sempre voluto contornarci di eventi sul territorio. Quest'anno, siccome è la decima edizione della Race Across Italy, quindi un compleanno importante, abbiamo voluto creare un Race Village dove avremo degli stand gastronomici, avremo dei concerti, il DJ il sabato, concerto tribute band Lucio Battisti e i Setac il 1 maggio, quindi noi chiuderemo con il 1 maggio come di consueto, perché noi faremo la premiazione al mattino e concerto poi nel pomeriggio. Percorso della gara, percorso lunghissimo. Eh sì, un ultra cycling. L'ultra cycling è un'ultra distanza, quindi abbiamo anche un percorso corto, tra virgolette, è un 300 km, la classica che è la 775, sono 775 km, dislivello 11.600, attraversiamo 4 regioni e 5 parchi nazionali,